Ottavo giorno di questa novena dell'Immacolata Concezione. Abbiamo visto come Maria è sempre stata presente accanto a Gesù in tutti i momenti della sua vita per partecipare con la missione che Dio gli aveva affidato. Ed è accanto anche alla vita dei discepoli che imparano da Gesù. E l'eccomi detto da Maria al momento dell'Annunciazione, noi vediamo trova compimento in quell'eccomi ai piedi della croce, dove Maria dice eccomi ad un'altra missione materna, quella verso tutta la Chiesa. Vogliamo rileggere brevemente questo passo del Vangelo di Giovanni. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria madre di Cleopa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre, Donna, ecco tuo figlio. Poi disse al discepolo, ecco tua madre. E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. Sappiamo molto bene come per San Luigi Maria di Montfort questo passo è il testamento di Gesù. Quello è il momento dell'affidamento, della consacrazione. E da lì comprendiamo come appunto questa consacrazione è un dono che si riceve. Il discepolo riceve il dono di Maria. È un momento fondamentale. Il discepolo riceve la grazia della salvezza. Per questo Maria è lì, per garantire che questa grazia non vada persa. L'evento centrale, l'evento pasquale, tuttavia getta una luce anche sulla una dimensione particolare della vita di tutti i discepoli, la dimensione della croce. Tutti attraversiamo questo momento. Montfort dice nel suo trattato che tra gli effetti meravigliosi di questa consacrazione c'è anche la partecipazione alla fede di Maria, cioè Maria partecipa al figlio, al discepolo che si consacra a lei, partecipa alla sua fede, una fede ferma e incrollabile che lo fa rimanere forte di fronte alle bufere della vita. Perché avviene questo? Beh, anzitutto non dimentichiamo che quella croce è il cuore della fonte della grazia. Tant'è che si dice che Gesù ci ha salvato col suo amore che è arrivato fino alla croce. Allora a questo punto comprendiamo il perché Montfort, nel Trattato della vera devozione, insegna che la presenza di Maria, quando Maria vive in un'anima, quell'anima è in grado di vivere il mistero della croce, di portare la croce nella sua vita. Guardate cosa dice il Monforo al numero 154. Questa buona madre, tutta piena di grazia e di dolcezza dello Spirito Santo, addolcisce tutte queste croci, ne ha elencate diverse prima, tutte queste croci che prepara nello zucchero della sua materna dolcezza e nella soavità del puro amore. Insomma, Maria ci dà la grazia dell'amore, della gioia, della perseveranza. Senza queste tre cose è impossibile portare una croce a lungo e fare in modo che questa croce porti quel frutto. Prima o poi crolliamo. Ecco, invece Maria ci dà veramente questa grazia che è una grazia dello Spirito Santo. E allora vogliamo così rivolgere a Maria queste parole con San Luigi di Montfort. Non ti chiedo visioni o rivelazioni, né gusti o delizie, anche soltanto spirituali. Soltanto a te spetta vedere con chiarezza senza tenebre, a te gustare con pienezza senza amarezze, a te trionfalmente regnare in cielo alla destra del Figlio senza umiliazioni. Ecco, Divina Maria, l'ottima parte che il Signore ti ha dato e che non ti sarà tolta in eterno, e questo mi rende tanto felice. Quaggiù, io non voglio che per mia porzione se non quello che tu hai avuto, cioè credere con fede pura senza nulla gustare o vedere, soffrire con gioia senza conforto di creature, morire continuamente a me stesso senza tregua e lavorare seriamente per te fino alla morte, come il più misero degli schiavi, senza alcun interesse. Per intercessione della Beata Vergine Maria e di San Luigi Maria di Montfort, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.